Ciao a tutti, oggi siamo qui con Massimo Carboni, CTO GAR, per parlare della nuova generazione di rete, della rete GAR, che si chiamerà GAR-T, T come Terabit, e che promette di essere un vero cambiamento, una vera rivoluzione. Si parla di maggiore capillarità, di capacità elevatissime e anche di un ruolo molto più attivo degli utenti. Facciamocelo un po' raccontare. Ciao Massimo. Allora Elis, cara Elis, partiamo dalle motivazioni di questa evoluzione di rete. Le motivazioni sono fortemente legate con le necessità. Dal punto di vista del networking, la comunità degli utenti, la comunità di ricerca ha la necessità di disporre di servizi avanzati di rete ad elevata capacità con un elevato livello di controllo. In questo senso ci siamo trovati nel corso della progettazione di questa evoluzione di rete a ridisegnare il modello di trasmissione, in particolare introducendo delle novità per quello che riguarda le fibre ottiche, introducendo il concetto di fibra accesa. La fibra accesa è una tecnologia che abbiamo in qualche modo definito noi, ma che si basa su un meccanismo detto open line system, quindi la possibilità di accedere al mezzo fisico attraverso delle interfacce, comunque delle modelli di comunicazione aperti, in grado di poter essere programmati non soltanto per erogare i servizi tradizionali, ma anche per poter consentire a un'utenza esperta, o comunque a comunità di ricerca che ne avranno bisogno, di pilotare il sistema come se fosse una loro risorsa, quindi avvicinando sempre di più l'utenza, ovviamente esperta, in grado di gestire complessità di questo tipo, all'infrastruttura fisica. Quindi, come diciamo, come dicevamo, un ruolo molto attivo dell'utenza. Il ruolo attivo dell'utenza riguarda innanzitutto la presa di coscienza e di consapevolezza che questa è un'opportunità che va colta. L'opportunità che va accolta dal punto di vista dell'utenza è legata alla necessità di cambiare anche il modo di operare sia la rete, e questa è sicuramente un'azione che GAR sta svolgendo al proprio interno, sia per quello che riguarda l'utenza finale che si trova di fronte scenari e opportunità tecniche che fino a poco tempo fa considerava semplicemente una competenza di un soggetto terzo. GAR in questo senso non ha un ruolo di terzietà rispetto all'utenza finale, ma è parte integrante del sistema e di conseguenza sentiamo la necessità e GAR-T ha come obiettivo, tra gli obiettivi indubbiamente, quello di rendere l'infrastruttura di rete come parte integrante del sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca e quindi del loro modo di gestire ed erogare i servizi di cui hanno bisogno. Un punto mi incuriosisce. Cioè, abbiamo qualche numero su questa rete? In che modo diventerà più capillare? Cominciamo un po' a figurarcela. Allora, dal punto di vista del networking, GAR attualmente ha circa 20.000 km di infrastruttura in fibra. La parte principale di questa infrastruttura è di dorsale più o meno 10.000 km. Basata su due grandi tecnologie che abbiamo sviluppato negli ultimi 10 anni e poi ne abbiamo circa altrettanti sulla parte di accesso. Quindi è indubbiamente un modello di rete in fibra. La parte della capillarità, ad ogni modo, riguarda non soltanto il fatto di avere il mezzo fisico della fibra ottica, ma soprattutto alla omogeneità nell'accesso all'infrastruttura. Il modello di rete in fibra che GAR ha promosso e implementato in questi anni di fatto non permetteva una reale omogeneità per tutta l'utenza nell'accesso ai servizi. Nella sostanza, nel momento in cui tu avevi della fibra ottica, tu avevi la capacità di rete, quindi IP, internet, adeguata alle necessità della singola utenza, ma non avevi accesso a quelli che potevano essere i cosiddetti servizi a valore aggiunto, come per esempio quelli che dentro la rete GAR-T verranno messi a disposizione, ovvero la possibilità di accedere direttamente all'infrastruttura trasmissiva della rete GAR, ovvero mediante sistemi di trasmissione dati direttamente gestiti dall'utenza finale. Ad oggi
grazie al modello delle Allen Wave che GAR ha promosso 4 anni fa, di fatto mettendola in produzione e sviluppando da quello il modello nuovo di rete, potranno gestire direttamente i loro segnali e quindi collegarli ad alta velocità senza passare attraverso apparati forniti per esempio da GAR per la componente di trasmissione a pacchetto o altre cose. In questo senso una delle novità grosse sull'uso della fibra ottica e quindi sull'apertura della fibra ottica all'utenza finale è rappresentata dall'accesso allo spettro ottico. Lo spettro ottico rappresenta il vero elemento disruptive, il vero elemento di novità, il cambiamento. Poiché, sì, indubbiamente, rispetto al passato, poiché grazie ai sistemi di linee aperti sarà possibile segregare il traffico o comunque diciamo i segnali forniti da un soggetto terzo rispetto a GAR stesso, quindi rispetto all'organizzazione che oggi gestisce la rete, al fine di avere trasmissione, per esempio, non solo di segnali dati, quindi i famosi 10 giga, 100 giga, 400 giga, che sono le tipiche capacità di rete attuali, ma anche servizi di nuova generazione. In questo senso GAR sta operando nell'ambito del trasporto del tempo frequenza e in particolare attraverso la metodologia White Rabbit, che è di fatto uno dei meccanismi che sta prendendo piede per favorire diciamo un trasporto di questa informazione ad elevata con un'elevata accuratezza, stiamo parlando di circa un nanosecondo, e poi anche la componente in realtà più di ricerca e sviluppo che riguarda il trasporto di chiavi quantistiche. In questo senso un'infrastruttura di rete come quella GAR, che non è solo un'infrastruttura di tipo dati, favorisce la presenza all'interno di questa infrastruttura di elementi di innovazione che indubbiamente il mercato da un certo punto di vista sta affrontando come tematica, poiché insomma il computer quantistico rappresenta la nuova frontiera computazionale e una serie di questioni collegate, in particolare per quello che riguarda la crittografia, ma certamente GAR avrà un ruolo e ha già un ruolo oggi, grazie anche a una serie di collaborazioni, tra le quali la principale delle quali è quella con l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, ovvero l'IRRIM. Quindi possiamo dire che capillarità è in un certo modo parità d'accesso, parità di condizioni, di opportunità, a prescindere da dove si trova l'utenza. È corretto? Obiettivo primario di GAR è garantire e dare le medesime opportunità a tutta l'utenza. Indubbiamente questo è uno degli obiettivi che GAR si è dato dall'inizio, quindi come principio, come valore fondante del modello di rete GAR, un modello di rete solidale che partiva dalla necessità 40 anni fa di poter dare le stesse opportunità indipendentemente dalla localizzazione fisica. Ci sono aree in cui il costo dei servizi era molto basso e aree in cui questo era alto. Cioè, la cosa importante, visto che GAR è un'associazione senza fini di lucro, è che il modello economico sia sostenibile. Da questo punto di vista, un modello economico sostenibile che porta capillarmente l'infrastruttura e che garantisce all'utente finale di poter evolvere il proprio modello di connettività, ma soprattutto i servizi che su quel modello di connettività potranno essere veicolati, non sostenendo l'intero costo, ma semplicemente sostenendo la quota parte che riguarda la sua specifica esigenza e la sua specifica connettività, rappresenta il punto cardine. In questo senso, la disaggregazione che fondante del modello di rete GAR-T supporta perfettamente questo modello. La disaggregazione consente di evolvere la connettività sia in termini di capacità di rete, ma anche di servizi, aggiungendo componenti mirate allo specifico servizio. Non devo ridisegnare l'intero modello. È sufficiente che io aggiungo nei punti dove è necessario i componenti o le componenti tecniche, ovviamente, che permettono di erogare quel servizio specifico. Volevo fare un appunto sulla sostenibilità. Abbiamo affrontato il concetto di sostenibilità economica, perché ricordiamo che GAR è un'organizzazione senza fini di lucro, ma allo stesso tempo anche tecnologica. Se non
riassumendo proprio in soldoni, abbiamo quindi un'architettura disaggregata che disaccoppia le componenti che si occupano di generare il segnale da quello che è il trasporto ottico, e il tutto viene inserito in un contesto smart, in un contesto in cui le singole componenti sono consapevoli non solo del loro ruolo, ma anche della rete, del loro essere in una rete. Ora, questo nuovo modo di concepire per eventi è anche sostenibile da un punto di vista ambientale, in un certo senso, energetico. Potresti approfondire un po' questo punto? Partiamo dall'obiettivo che ci poniamo in questa rete. In particolare con Garti, noi avevamo in sostanza la necessità di fare un salto di 100 volte la capacità di rete attuale, mantenendo al contempo la spesa costante e introducendo un modello di rete che fosse anche sostenibile da un punto di vista complessivo, quindi anche del funzionamento. E in questo senso la componente, la quota parte energetica rappresenta un costo, non è l'unica, c'è anche lo spazio, perché indubbiamente mantenere modelli, tra virgolette, tradizionali, molto robusti, affidabili, ma indubbiamente energivori e in grado di occupare elevati spazi dentro i data center, che peraltro diciamo sono co-gestiti insieme alle organizzazioni che poi fanno parte della rete della ricerca stessa. Ecco, in questo senso noi avevamo la necessità di fare questo salto di 100 volte, quindi due ordini di grandezza. Ecco, nel fare questo salto avremmo nella sostanza dovuto aumentare in maniera significativa anche i costi. Non avendo un modello a spesa costante, abbiamo trovato e messo insieme, architettato nel corso degli ultimi 3 anni, abbiamo studiato e sviluppato alcuni modelli, nel modello macroeconomico che poi ne è emerso, quello che il compromesso che abbiamo individuato era quello di ridurre la complessità a livello dei sistemi di rete, in particolare quelli più energivori, e abbiamo spostato la nostra attenzione verso quelle componenti che erano in grado, diciamo, in maniera naturale, di fornire le elevate capacità. E in questo senso, ancora una volta, sono venute al nostro supporto le tecnologie data center. In particolare, negli ultimi 5 anni, si sono affermate sempre di più dei componenti di rete detti DCI, ovvero Data Center Interconnection, che dalla loro avevano fondamentalmente la capacità di avere dei transponder, quindi dei sistemi di trasmissione, ad elevate prestazioni, ma anche a ridotto impatto, sia negli spazi che nel consumo, in ragione di una semplificazione straordinaria di complessità, in quanto tutta la capacità di ridurre la banda verso il servizio finale era fondamentalmente stata rimossa. La connettività minima sarà il 100 gigabit e dal punto di vista del consumo dell'energia, il costo per gigabit sarà circa 10-15 volte inferiore ad oggi, e il consumo di energia sarà 10-15 volte inferiore rispetto ad oggi, ovviamente a parità di capacità trasportata. Quindi l'idea è che noi trasporteremo 100 volte più capacità consumando un po' meno energia di oggi, ma 100 volte. Se avessimo mantenuto lo stesso modello avremmo probabilmente consumato 50 o 60 volte in più. Quindi in questo senso l'efficienza energetica che abbiamo introdotto è stata indubbiamente importante, ed è quello che faremo nei prossimi 24 mesi, poiché questo è il calcio di avvio del progetto, dell'implementazione di rete, ma avremo insomma un po' di cose da dirci anche più avanti. Grazie mille Massimo. Forse un'ultima cosa, abbiamo detto, gli utenti sono attori principali, sono protagonisti, possono essere parte della progettazione di questa rete, possono suggerire idee, entrare in contatto con te, con i progettisti, come si devono muovere? Noi abbiamo diversi modi per comunicare con l'utenza finale, ed ovviamente quando parliamo dell'utenza finale non consideriamo il singolo ricercatore, anche se in molti casi abbiamo delle collaborazioni scientifiche, non solo con singole organizzazioni di ricerca, non semplicemente con quelli che noi
abbiamo come punti di riferimento per le organizzazioni che sono gli APM, gli Access Port Manager. Oltre a questi abbiamo indubbiamente collaborazioni di altro genere. In questo senso ci siamo aperti nell'ultimo anno, all'incirca nell'ultimo anno, anno e mezzo, attraverso anche strumenti un po' più social, tra virgolette. In particolare abbiamo un gruppo che si chiama GarLab, che all'interno del quale vengono condivise idee, ma soprattutto si individuano poi percorsi di tipo tecnico. Lì dentro c'è un gruppo di discussione e da lì stanno partendo alcuni dei progetti che implementeremo. Indubbiamente non è l'unico modo, però alcune di queste novità magari arriveranno più avanti e mano a mano che cominceremo a mettere in piedi le cose faremo sia un lavoro di comunicazione che anche di ricerca di feedback. Indubbiamente il modello di sperimentazione e l'attività che dovremo fare sia noi ma anche tutti gli altri sarà sempre più grande e indubbiamente questo è il momento di partire, quindi dobbiamo ognuno di noi prendere insomma le proprie competenze, in parte poggiarle da un lato e cominciare ad acquisire nuove competenze e soprattutto collaborare di più con realtà che magari fino al giorno prima erano considerate un soggetto terzo. Grazie mille Massimo, quindi stay tuned per aggiornamenti su GARTT e ci sentiamo alla prossima intervista. Perfetto, grazie a tutti, buon pomeriggio.